Funerali privati per Avicii, il DJ svedese trovato morto lo scorso 20 aprile. Lo ha reso noto la famiglia in una nota alla rivista americana Billboard. Ci sono state molte richieste riguardanti gli accordi funebri per Tim Bergling, noto ai fan come Avicii. La famiglia Bergling ha ora confermato che il funerale sarà privato, alla presenza delle persone che gli erano più vicine e chiede gentilmente ai media di rispettare ciò. Non saranno fornite ulteriori informazioni. Ai recenti Billboard Music Awards tenutisi il 20 maggio i The Chainsmokers, premiati nella categoria Top Dance / Electronic Album, dove era nominato anche Avicii, gli hanno reso omaggio con queste parole. Chiuse virgolette, la sua scomparsa è stata una grande perdita per il mondo della musica e per noi. Era un grande artista, fonte di ispirazione da tanti punti di vista. È stato fondamentale per tutti noi della scena elettronica. La morte di Avicii è stato trovato morto il 20 aprile nella sua camera d'albergo a Muscat, in Oman, e da subito la polizia aveva escluso la pista criminale. Il giovane è stato uno dei DJ di maggior successo al mondo, e un nome molto conosciuto nella musica dance elettronica, che ha lavorato tra gli altri CONMADONNAE Chris Martin. Spesso però ha dovuto lottare con problemi di salute. Non ha mai nascosto quelli con l'alcol, che lo hanno portato a soffrire di diverse patologie. E neppure lo stress che gli provocavano le esibizioni live, tanto che dopo un ultimo concerto ad agosto 2016 aveva deciso di dedicarsi solo alla musica in studio. Stando alle ultime notizie trapelate nelle settimane successive al decesso, l'artista si sarebbe tolto la vita provocandosi ferite con dei pezzi di vetro. Suicidio dunque, come recentemente aveva fatto intendere un comunicato stampa diffuso dalla sua famiglia che spiegava.